Vogliamo condividere le impressioni incredibili che abbiamo dal Clima Mondiale, l'internet sta esplodendo. Abbiamo una domanda molto semplice da San Francisco, da José. Dice: non è chiaro come possiamo arrivare ad uno stato dove io mi integro con l'amico, e quindi succede una cosa nuova che si chiama intenzione. Come nasce da questa l'intenzione? È corretto, diciamo, dice Rava. Come nasce l'intenzione? Non esiste l'intenzione, una cosa così. Dov'è l'intenzione? Questo è il risultato dell'integrazione di desideri, ossia è scritto, fai il tuo desiderio come il suo desiderio, ossia che se io posso sentire il desiderio degli altri, allora uso il desiderio degli altri come il fattore importante. E il mio desiderio come l'attivatore, l'operatore, per poter riempire il desiderio degli altri. Quindi nella misura che quello che io sento nel desiderio, questa è la cosa più importante, nel desiderio degli altri, questo è il mio obiettivo. È chiaro o non è chiaro? No? Ah, bene. Mi state guardando così come... Bene, quindi qui c'è il mio desiderio, sì? E lì c'è il desiderio dell'amico. Quindi se io neutralizzo il mio desiderio di ricevere usato per il mio beneficio e mi integro con il desiderio degli altri per riempire i desideri, ossia per fare bene a lui, allora io lavoro sull'altro desiderio, però lavoro con il mio desiderio per dare all'altro, per dargli a lui. In questa maniera, questo significa lavorare sull'intenzione di dare a lui, il desiderio dell'altro, degli altri, che è diventato più importante, più alto nell'importanza rispetto al mio desiderio. Questo si chiama intenzione, perché l'intenzione per se stessa non esiste, è la misura dell'integrazione con il desiderio degli altri che si converte in più alto e più importante del mio, e questo si chiama un'intenzione per dare. Se il mio desiderio è più grande e il desiderio degli altri sono più piccoli, sono minori del mio, allora io lo uso per ricevere. Allora il desiderio, questo è tutto, non abbiamo nient'altro che il desiderio, possiamo misurare l'intenzione, pertanto in accordo al desiderio, quanto uno lo usa per se stessi o per gli altri, e questo è nella misura dell'intenzione, che è molto precisa. È chiaro questo? Quindi qual è il cambiamento che succede qui nel desiderio e nell'intenzione per ricevere e nell'intenzione per dare? Qual è il cambiamento? Rav, i desideri rimangono uguali, però nella misura che io mi integro nel desiderio degli altri, allora questi desideri diventano più importanti dei miei, allora uso il mio desiderio come un mezzo per riempire gli altri. Questa è un'intenzione per dare, il desiderio di ricevere per dare. Qual è la grandezza misurare? Ossia, come posso misurare che l'altro desiderio è più importante del mio? Qual è il risultato di considerare il desiderio degli altri più importante del mio? Rav chiede, come faccio il desiderio degli altri più importante del mio? Sì, dice lo studente, tramite l'ambiente, dice Rav, l'ambiente sociale, perché io certamente non ho un apprezzamento iniziale dell'altro, io sono una bestia, io penso che io non ho niente che Dio non voglia che ha a che vedere con dare agli altri o fare qualche azione di dazione verso gli altri. No, se l'ambiente mi obbliga in maniera positiva o negativa, non importa. Quindi quello che succede nell'ambiente sociale diventa necessariamente importante per me.